Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di, scusate devo aggiustare la telecamera, di The Sims 4, del gameplay dedicato a The Sims 4. Allora, la settimana scorsa avete avuto un solo episodio, raga, in questo periodo ci saranno non 3 episodi a settimana, ve lo dico, ma ce ne saranno di meno perché praticamente sto passando 2 giorni al mese praticamente a casa, quindi è un po' difficile per me avere e registrare così tanto. Comunque, ho intenzione di portarmi il computer con me nella prossima residenza lavorativa. Quindi cercherò di registrare anche da lontano, insomma. Allora, ragazzuoli, siamo tornati qui, abbiamo un paio di robe da fare, la nostra Amelia è al lavoro, il nostro Arti in realtà dovrebbe darsi alla, come dire, alla mixologia, ma noi abbiamo un po' di robe da fare. Allora, lei come sta? Sta abbastanza bene, mandiamola in bagno, adoro, è appena tornata. Lui sta giocando... Adoro, mi piace, però noi con lui dobbiamo finire 2 volte i compiti quando la mente è concentrata, ma essendo sabato e domenica non potremo fare più di tanto questa roba, quindi raga, dedichiamoci un pochino al nostro Richard. Allora, deve fare il livello 10 di forma fisica, vediamo a che livello è soprattutto. Allenamento energetico, guardate. Chiedi a Rashida di diventare la fidanzata. Raga, io bloccherei perché oggi farei questa robina qui. Raga, noi volevamo un po' tutti Nanami, ma in realtà alla fine lui pensa a Rashida, quindi mi sa che ci dedicheremo un po' a Rashida. Oltretutto, raga, nei prossimi episodi scopriremo finalmente il segreto che la nostra Zaira vuole, diciamo, spiattellare in faccia alla famiglia di Arti. Ebbene sì, raga, ebbene sì, c'è questo segreto che noi dobbiamo... Sostituisci, amica. Cosa sta facendo? Sta mangiando. Ah, ma sta mangiando qua in piedi. Adoro. Patatina, ma noi possiamo dare tipo un boccone a lei? Passeggiata breve, dai del cibo a Kona. Vediamo. Glielo dai il boccone. Ah, in tutto questo, raga, io non ho ancora... acquistato il pacchetto del mio matrimonio. Perché, ragazzi? Perché ho visto comunque dai vari commenti che è pieno di bug, anche se verranno risolti. La squadra di Sims ha detto che farà un aggiornamento dove verranno risolti, però non l'ho voluto comprare perché per ora comprarlo significava anche farci delle puntate, degli episodi, dei gameplay, e non volevo farcelo con tutti quei bug. Quindi, dato che comunque non sono tantissimo a casa, per ora non l'ho acquistato, lo acquisterò appena possibile, perché appunto... Dove sta andando? Lavora attentamente, patatino, ma non andare fuori. Dove va? Dove va a fa... Ah, perché sta qui, giustamente. Vabbè, un po' ti congelerai. Senti, ma aiutalo, assisti nel progetto, noi con lui basta, potremmo andare appunto, potremmo invitare anzi ad uscire, viaggia, ci portiamo con noi Rashida, raga, e andiamo da qualche parte. Allora, qui c'è la neve, io vorrei andare a questo punto in qualche locale, raga. Allora, questo con la neve direi che non è proprio il massimo. Cos'è? Saloon Zampe Salate. Andiamo al Saloon Zampe Salate, signori. Con il pontile, tutto molto carino, anche se nevica, quindi sicuramente sarà un po' difficile, però utilizziamolo. Siamo in pieno inverno, non mi ricordo. O siamo in primavera, non mi ricordo. Siamo in pieno inverno, raga, ma quanto manca, tra l'altro? È ancora una settimana, raga, per il nostro, per far arrivare la primavera. Però, raga, fra 3 giorni il nostro Richard diventerà, come dire, prepara una bevanda, ordina una bevanda di gruppo, ordiniamo un bel... Una bella polca e arancia, adoro, adoro, ordiniamo, ordiniamo. Lui cosa sta facendo? Sviluppa l'abilità, guarda, sviluppa l'abilità mentale mentre tu sviluppi l'abilità di mixologia. Eccoci, signori. Bellino questo locale, ci piace, ci piace. Stiamo conoscendo un po' di persone. Chi è qui? La Clara Mi Bergsen. Ecco, ragazzi, guardate, Elfaba c'è qui.
Ha sentito parlare molto bene di te, mi ha chiesto più volte di conoscere. Posso dargli il tuo numero? Ok. Vediamo chi è. Ecco la Rashida, signori. Entusiasmati per gli interessi. Patata, bellissima. Fai un discorso esortativo. Raga, devo dire che poi Rashida vi ha, come dire, entusiasmato abbastanza, eh. Devo dire la verità, vi è proprio piaciuta tantissimo. Guardateli che carini. Lui è preso benissimo, raga, da Rashida. Questa cosa comunque del dramma adolescenziale, raga, io sapevo che a voi piaceva il dramma, eh. Non è che non lo sapevo. Però proprio vi prende benissimo. Vantati della scappatella. Vabbè, lui fa un po', sai, quello che non deve chiedere mai. Guardate qui chi c'è. Zaira. E infatti, raga, oh my god, lamentati della temperatura gelida. Ragazzi, c'è il segreto. Ma questo era il nostro zebra frizzante? No, raga, scusate. Vai qui. Scusate, ma è arrivato il momento di parlare con Zaira. Azioni. Forma un gruppo con Zaira. Vai qui insieme. Vedete, si sono abbracciati. Il segreto, raga. Oh my god, malizia. Diffondi una diceria. Dove va? Scusate, però io che sto in silenzio adoro. Obietta alla malizia. Guardate, cioè lei glielo vuole proprio dire, raga. E ora glielo dirà, tra l'altro. Chiedi del fichi fichi. No, vabbè. Guardate che faccia. Non ci credo, non ci credo. Mamma mia, inquietante. Raga, Zaira gli sta dicendo: guarda, tuo padre mi ha lasciato quando io ho scoperto. Oddio, quando io ho scoperto che era un mago. Aveva... Oh my god, guardate che faccia, signori. No, vabbè, ma io non posso fare una foto così. Scusatemi, eh. Adoro! La voglio così invece, la foto. No, vabbè, adoro. Scusate. Lui dice, come un mago? Come magia? Ma no che non aveva magia. Schernisci l'adulto goffo. E poi, perfido, insulta. Guardate, loro incazzatissimi. Loro, comunque, raga, infatti, c'è zero empatia. Lui, comunque, per colpa di questa roba, gli diminuisce un sacco l'empatia. Ma dov'è in tutto questo Rashida? Scusate, me la sono persa. Vabbè, loro proprio, cioè, avevo detto che nel prossimo... No, ma Rashida dov'è, raga? No, non ci credo. Chiacchiera. Al momento Rashida è a scuola. Ma come è a scuola? Ma come può essere a scuola, raga, Rashida? Che... No, vabbè. Tutto a posto, insomma. Comunque, raga, lei le ha detto questa cosa perché proprio non ce la faceva più. Aveva proprio bisogno di raccontargli questo segreto, insomma. Al momento Rashida è a scuola. Amo, ma come? Ma come? Torniamo a casa, raga, torniamo a casa. Cioè, proprio non ce la poteva fare, perché comunque Zaira ci è rimasta male. Diciamo che il nostro Arti è scappato da Zaira quando lei ha scoperto questa roba. E è scappato lontanissimo. Non voleva che, appunto, le persone intorno a Arti scoprissero questa roba. Quindi lui è scappato con il figlio, per paura che lei lo dicesse, appunto, al figlio. E cos'è successo, raga? Perché questa roba? Perché comunque Arti
È un mago, sì, è vero, ma non ha mai voluto sviluppare le sue abilità da mago. Quindi diciamo che lui non ha proprio, come dire, questa predilezione per la magia, non ci crede moltissimo, o meglio ci crede perché sa che esiste, però non vuole svilupparla perché ne ha molta paura. Il problema, raga, che Richard, a differenza del nostro piccolo Eric, come potete vedere, non ha la pietra baluginante. Invece il nostro Eric ha la pietra baluginante, segno della sua, come dire, del fatto che lui ha la magia nel corpo. Ok, quindi la pietra baluginante arriva e si ottiene quando uno ha la magia nel corpo. Ovviamente, guardate, lui è a disagio. No, ora è felice. È anche un po' annoiato. Lui era un po' a disagio dopo questa scoperta e non sa cosa fare perché ha visto ovviamente Zaira arrivare così, dal nulla e quindi non sa se crederle e soprattutto. Non vuole fare figure, nel senso che dice: ma come? C'è la magia, ma che cosa sta succedendo? Cioè, ma poi lei arriva così di colpo e parla di magia? Cioè, cosa significa? Comunque, infatti, lui adesso andrà a scrivere una bella canzone a riguardo. Produce un nuovo brano. Rubavei. Adoro. Andiamo a fare questa roba, raga. Adoro comunque queste robine. Amo, tu stai asciugando, ma poi tipo prendi degli avanzi. La torta che viene mangiata come se non ci fosse un domani. Lui si mette a produrre brano, che comunque, raga, lui sta prendendo anche dei soldi, ogni giorno, dai brani che fa. Vedete, qui abbiamo Say Everything. Che non è stata accettata, ve lo dico già, dalle case discografiche, l'abbiamo visto, però lui comunque ci vuole ancora provare. Qui potremmo anche vendere. E lei cosa deve fare? Consiglia e influenza gli altri sim, in realtà. E poi volevo vedere a livello di. Noi dovremmo ancora fare questa roba. Livello roba fi forma fisica, quindi andiamo, raga, perché lei comunque si deve allenare. Allenamento. Lui sta producendo, raga. Sta producendo questo nuovo brano. Vediamo quando anche lo finirà, tra l'altro. Completato. Lui non è che abbia granché di roba da fare. Scusate, portiamoci avanti. Ottieni un 10 a scuola. Crea 3 pozioni delle emozioni. Consegui livello 10 dell'abilità mentale. Infatti, crea una pozione. Era dell'emozione, scusate. Sì, dell'emozione, scusate. Allora, facciamo questa roba, sperimenta. Cerchiamo di arrivare a livello 10 a questo punto con lui. Dato che siamo già a livello 7, ci portiamo un po' avanti. Lui sta producendo. Tra l'altro, a breve arriverà anche a una nuova produzione mediale. Come potete vedere, arriverà al livello numero 3. E io non vedo l'ora. Lui in tutto questo dovrebbe fare mixologia, raga, per essere promosso. Andiamo, andiamo. Anche lei sta per fare il livello, raga, mi piace. Ora, voi mi avete un po' criticato il fisico della mia Amelia, ma dovete sapere che comunque le donne nel mio The Sims partono con un certo fisico e poi un po' si ingrassano. Però ci piace, cioè nel senso, dobbiamo anche essere. Sapete che i miei Sim non sono dei modelli, sono molto molto naturali e quindi, boh, vai oltre i limiti. Cioè, nel senso, non dobbiamo criticare i sim se sono. Cioè, sono realistici alla fine. Una donna, un po' di colore, ci sta che sia, no? Una donna mulatta, ci sta che sia anche un po'. Grassottella, insomma. Ricevere dei mi piace non è facile, ma Richard fa sembrare che lo sia. Ora può aggiungere degli effetti e combinare i video alla postazione video. Adoro. Remix il brano. Adoro. Masterizza il brano. Cosa stava facendo? Produce un nuovo brano. Allora, aspetta. Remix il brano, percussioni e remix il brano, batteria elettronica. Si sente, raga. Masterizza il brano. Solitarie face. No, la magia non esiste. Adoro. Ma invece esiste, raga.
Adoro, adoro, adoro. Eccola qui, la magia non esiste. Pubblica il brano, così aumentiamo la fama. La magia non esiste invia una copia a innovatori del gusto. La magia non esiste inviato agli innovatori del gusto. La canzone di Richard. L'etichetta musicale più scalza e le probabilità di farsi proporre un contratto sono modeste, ma non si sa mai finché non si prova. La magia non esiste è stata caricata sul servizio Simify, adoro. Festeggio il compleanno di arte organizzando una festa indimenticabile. Adoro ragazzi, adoro. Lui sta mangiando questa torta infinita. Adoro. Ripulisci e poi vai in bagno e poi ti faccio andare a letto. No, bugia, ma andiamo, scusate. Rashida, invitiamola un attimo nel lotto attuale, vediamo, viene. Livello 6, può nuotare ancora più velocemente. Adoro. Ama, scusa. Lei è furente, fai la cacca furente, adoro, lei fa cacca, raga. E fai una doccia fredda. Ora Rashida ha da fare. Niente, Rashida ci sta un po' snobbando, raga. Rashida ci sta un po' snobbando. Infatti io tolgo là il blocco perché lui... Mi sa che lei, raga, ci snobba proprio tantissimo. E lui questa cosa lo fa impazzire. Perché lui può avere tutte le ragazze che vuole, ma ovviamente vuole l'unica che non le sta da non gli sta dando soddisfazione, come dire. E questa cosa mi piace tantissimo. Ma questo non è ancora finito. Ok. Quando smetterà di nevicare sarà... troppo tardi, insomma. Va bene, ragazzi, devo dire che questo episodio è stato bello denso, bello ricco di emozioni, bello ricco di situazioni. Questo, come dire, questo segreto è stato un po' svelato. Mi piace, vedremo come andrà avanti questa roba. E nulla, raga, io come al solito, scusate, passo al faccione. Io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, siamo vicinissimi ai 2000 iscritti, quindi sono molto contento di mettere un mi piace, di commentare, fatemi sapere cosa ne pensate. Se dovete acquistare comunque dei DLC o dei giochi, potete andare su Instant Gaming con il link che trovate in descrizione, così da sostenere anche il mio canale. E nulla raga, io vi mando un bacio dal vostro Danzu e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!